subito il benvenuto a Riccardo Trezzi, founder underlyinginflation.com. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Senta, le chiedo innanzitutto un parere per quanto concerne i verbali della Fed. Alcuni analisti hanno commentato i verbali più, diciamo, falco che colomba in questo caso. Poi James Bullard è stato molto chiaro che la Fed avrà un approccio molto aggressivo appunto per calmierare i prezzi. Poi dall'altra parte però sembra che i rialzi saranno da 25 punti base e non da 50 punti base, o meglio, non si capisce proprio benissimo che cosa intendono fare. Io posso parlare dal nome dei market participants che hanno perso un po' di fiducia nei confronti della Fed, specie per quanto concerne il loro diciamo approccio nei confronti dei tassi di interesse. A suo avviso, che cosa dovrebbe fare la Fed, ecco, per riguadagnare la fiducia? Ma dunque, innanzitutto i minutes di ieri sono stati, quantomeno dal mio punto di vista, abbastanza uneventful, nel senso che non abbiamo imparato molto più di quanto già non sapessimo nei giorni passati, nelle settimane passate. Bullard è uno dei partecipanti più attivi, nel senso che ama parlare molto, ed è sicuramente uno dei più hawkish in questo momento. Ci sono altri partecipanti che parlano meno e che sono comunque hawkish, che non si sono spinti dove si è spinto Bullard. Io credo che ormai la Fed si sia imbarcata giustamente in una politica di rialzi dei tassi di interesse nei prossimi mesi. Io non faccio parte della schiera di chi dice che la Fed dovrebbe alzare i tassi in maniera molto aggressiva. Per due ragioni. Innanzitutto perché questa volta, a differenza degli altri cicli, i tassi a breve non sono l'unica arma a disposizione della Fed, perché ha anche un altro strumento che verrà utilizzato probabilmente nella seconda metà dell'anno, forse magari anche un po' prima, che è quello della riduzione del suo bilancio. E il secondo punto, che è quello che mi preoccupa di più ed è quello che preoccupa anche altri partecipanti dell'FOMC, è il fatto che la curva dei tassi di interesse è già piuttosto piatta di per sé, quindi una politica molto aggressiva sui tassi a breve potrebbe risultare abbastanza facilmente in un'inversione della curva. Quindi la Fed deve fare qualche cosa, ma è probabilmente in un punto, in un equilibrio molto delicato, perché tra due fuochi. Sa che deve agire, ma sa che probabilmente non può agire in maniera troppo aggressiva. Ecco, innanzitutto le vorrei chiedere, anche questa settimana abbiamo visto un po' di indicatori macroeconomici, prezzi alla produzione e settimana scorsa CPI, il picco è stato raggiunto o meno? Almeno giusto per capire che, diciamo, che faccia, tra virgolette, ha il picco in termini di inflazione. E dunque, qui bisogna distinguere due aspetti: l'inflazione totale da un lato e l'inflazione di fondo dall'altro. L'inflazione totale, il CPI, è trainato, diciamo, l'80% della varianza della serie è trainata dalle questioni energetiche. Quindi, di fatto, molto dell'incremento dei prezzi dell'energia è già riflesso all'interno del CPI attuale, e ad aprile in poi dovremmo iniziare a scendere. Quindi adesso siamo al 7,5%, dovremmo arrivare intorno al 7,6-7,7 circa, e poi da lì iniziare a scendere. Questo per l'inflazione totale, mentre per l'inflazione di fondo valgono di più discorsi, i numeri che ha appena citato, sia i prezzi alla produzione, sia, per esempio, ieri abbiamo avuto anche i prezzi all'importazione, quindi i prezzi dei beni non energetici importati, che hanno registrato un aumento mensile del 18% annualizzato. Ecco, su questa componente di fondo, quindi al netto dei beni energetici e dei beni alimentari, secondo me il picco non l'abbiamo ancora raggiunto. Non è chiaro esattamente quando lo raggiungeremo, ma è può darsi, siamo attualmente al 6% di componente di fondo, ma è probabilmente destinata ad aumentare. Quando lo raggiungeremo, anche in questo caso, non prima di aprile. Allora, nel frattempo cerchiamo di capire, diciamo, lei ha già spiegato la sua posizione, nel senso che non sostiene, diciamo, un
una politica dei tassi molto aggressiva in quel senso, perché la politica monetaria include anche il quantitative easing, che mi sembra abbastanza chiaro che dovrebbe terminare entro marzo. Nel frattempo, ecco, semplicemente volevo chiedere per i nostri telespettatori e non soltanto, che impatto ha, diciamo, e quanto veloce è l'impatto di un rialzo dei tassi di interesse, giusto per capire anche se ha senso essere aggressivi o meno, perché abbiamo visto per esempio Bank of England ha già alzato due volte i tassi da 25 punti base, eppure l'inflazione continua a crescere, abbiamo visto proprio ieri o credo l'altro ieri. Sì, questo in realtà è un aspetto, diciamo, fondamentale, che è probabilmente poco compreso dalle famiglie soprattutto, ovvero la politica monetaria agisce con tempistiche che non sono quelle, non hanno un orizzonte temporale di un mese o due, nemmeno di un trimestre, e questo perché la trasmissione della politica monetaria richiede perlomeno tre trimestri per iniziare ad avere degli effetti concreti. Quindi la Fed o qualunque altra banca centrale di paesi sviluppati alza i tassi di interesse oggi, l'inflazione dei prossimi tre o sei mesi non ha fondamentalmente alcun impatto. Può iniziare ad avere, diciamo, un impatto, ripeto, a partire dal terzo trimestre in poi. Io credo che la Fed, se non avesse avuto il QE ancora tra i piedi, cioè se avesse, diciamo, avuto un tightening, un tapering, pardon, molto più rapido, a questo punto avrebbe già iniziato ad alzare i tassi come la Bank of England. Però le due cose non vanno d'accordo, nel senso che prima si deve finire QE, che significa, certo, finire di accomodare, e poi si possono alzare i tassi. E quindi l'errore si può dire che sia stato fatto verso il finire dell'anno scorso, quando è stato deciso questa programmazione per la fine del QE, che evidentemente è stata troppo lunga. Ma è chiaro che senza questa anche la Fed avrebbe seguito la Bank of England. No, assolutamente sì, è completamente bizzarro, ecco, iniziare ad alzare i tassi mentre si acquistano titoli di Stato e mortgage-backed, sì, securities. Credo che hanno un balance sheet che ammonta più o meno a 9 mila miliardi o 9 trilioni, sì, non 9 so trilioni. Esattamente come si legge, però esatto. Ecco, sarebbe abbastanza bizzarro. Nel frattempo ovviamente vorrei anche fare il punto sulla situazione BCE Eurozona, perché anche qua l'inflazione si fa sentire, non si è rivelato ancora la spirale inflazione salari, quindi è un po' più diversa rispetto a quella negli Stati, sì, Uniti, e soprattutto il contributor principale è l'energia. Però visto, esatto, che probabilmente i prezzi, dico probabilmente perché questo non lo possiamo sapere, ma secondo la gran parte degli analisti i prezzi dell'energia non intendono andare al ribasso, almeno nel breve medio termine, lei inizia ad essere preoccupato? E poi naturalmente andremo nel dettaglio, perché sembra che il board della BCE è abbastanza diviso, che non è una situazione a cui noi ci siamo abituati, per carità, lo era, sì, anche nei tempi di Draghi. Sì, lo è sempre stato. In realtà, dunque, il discorso sull'Europa è effettivamente un po' diverso, non tanto perché l'inflazione totale abbia dinamiche diverse, perché siamo anche lì su livelli molto sostenuti, ma perché la componente di fondo, cioè al netto dell'energia, come ricordava giustamente lei, è ancora oggi molto vicino al target. L'ultimo dato, quello di gennaio, è al 2,3%. Quindi, giusto per fare un raffronto, ricordiamo che il CPI americano, la componente di fondo, è al 6%, quindi quasi tre volte tanto. E soprattutto, come ricordava lei, le dinamiche salariali nei due continenti sono completamente diverse. Da un lato abbiamo gli Stati Uniti, che crescono a più del 5%, addirittura gli ultimi numeri al 9% annualizzato, dall'altro l'Europa, che è cresciuta, ha avuto dinamiche salariali inferiori all'1% nel 2021. Questo, diciamo, dal punto di vista dell'inflazione significa che le dinamiche che tendono poi a rialimentare il processo inflattivo sono molto più forti negli Stati Uniti di quanto non lo siano nell'area euro. Vuol dire però anche un'altra cosa, cioè che l'effetto sul reddito reale, disponibile reale delle famiglie europee è stato molto più forte rispetto a quanto è stato negli Stati Uniti. Detto in altri termini, le famiglie europee di fatto hanno avuto una riduzione del loro potere d'acquisto, mentre le famiglie americane, nonostante l'alta inflazione, l'hanno quasi mantenuto.
Quindi, detto questo, è vero anche che all'interno dell'area euro ci sono dinamiche molto diverse tra paesi. La componente di fondo è essenzialmente trainata dalla Germania. L'inflazione di fondo in Italia ancora oggi rimane attorno all'1,4%. Il discorso sulla differenza tra inflazione, cioè cambio dei prezzi e livello dei prezzi sarà importante andando avanti, perché effettivamente io non credo che il livello dei prezzi energetici possa tornare in modo semplice e nel giro di breve tempo ai livelli prima del Covid e prima dello shock energetico. Questo probabilmente comporterà che una parte dello shock energetico si tradurrà in maggiori prezzi, quindi anche in una inflazione di fondo lievemente più sostenuta di quella che abbiamo avuto finora. E quindi questo dato del 2,3% a livello europeo probabilmente è destinato a salire. E questo perché è importante? Perché, collegandomi al discorso che faceva lei, che è secondo me cruciale andando avanti, il board della BCE sembra già oggi essere molto diviso tra falchi e colombe, soprattutto perché le dinamiche inflazionistiche e in qualche modo anche dinamiche salariali per quanto riguarda la Germania nei prossimi mesi e l'Olanda sono già ovviamente decisamente sostenute e probabilmente lo saranno ancora di più andando in avanti, mentre nel sud dell'Europa le dinamiche, come dicevo, dell'inflazione di fondo rimangono ancora oggi molto molto basse, con dinamiche salariali dello 0, o meno dell'1%, e questo probabilmente tenderà a creare una maggiore divisione all'interno del board. Non mi è chiaro esattamente quale delle due parti possa avere la meglio nei prossimi mesi, però è chiaro anche un'altra cosa, ovvero che nel caso in cui l'accelerazione dell'inflazione di fondo fosse marcata, sarebbe difficile per la BCE non seguire la Fed a stretta ruota nella seconda parte dell'anno. Ecco, poi bisogna capire che tipo di ragionamento fanno le banche centrali, specie la BCE, in termini di transitorietà dell'inflazione. Poi abbiamo sentito Isabel Schnabel in un'intervista a The Financial Times, ha detto in maniera molto franca che soprattutto i prezzi delle case non si possono più ignorare a questo punto, e il fatto che le famiglie europee stanno soffrendo questa situazione. Che ragionamento fanno, nel senso, per intraprendere un'azione qualsiasi per calmierare i prezzi? Cioè, che tipo di numero bisogna vedere, ecco, per innescare una reazione, o quali sono le circostanze e le condizioni, oltre quelle che cita Christine Lagarde, però sembra che c'è uno script, ecco, più che altro. Sì, diciamo che, come dicevo prima, le banche centrali non operano con un orizzonte temporale di 2 mesi o di 3 mesi, e probabilmente certo, neanche di 6 mesi. Quindi si tenta di vedere. Però dove siamo ben oltre questo orizzonte temporale, cioè siamo già sì, oltre i 12 mesi. Sì, sì, certamente. Per quanto riguarda, infatti, diciamo, la Fed si è già imbarcata in una politica monetaria restrittiva, e come dicevo prima ci sono anche dei punti interrogativi, nel senso che avrebbe probabilmente dovuto farlo prima. Per quanto riguarda l'Eurozona, il dibattito sta nel fatto che l'Eurozona è entrata in questa crisi con un livello di inflazione molto basso, aveva problemi di crescita in generale, aveva problemi di inflazione che era persistentemente sotto il target del 2%. Quando si guarda oltre il 2021 e oltre il 2022, i nostri modelli, i modelli della BCE, ci continuano a dire che c'è un punto interrogativo sul fatto che l'inflazione ritornerà, o diciamo it will land, come si dice, cioè atterrerà nei pressi del 2%, invece di tornare persistentemente sotto il 2%, che è una situazione che la BCE vuole evitare, cioè vuole evitare di tornare ad avere gli stessi problemi che aveva prima del Covid. Quando diventerà chiaro? Beh, probabilmente questa è una cosa che diventerà chiara nel corso dei mesi, serve ancora qualche mese per capire se i cambi del mercato del lavoro, per esempio, quanta parte sono strutturali e quanta parte invece è ciclica, servirà qualche mese per capire, ripeto, il surriscaldamento della componente di fondo dell'inflazione, che è molto importante perché ha una capacità di predire dove andrà l'inflazione futura totale.
E quindi nel caso in cui moderatamente l'inflazione di fondo dovesse rimanere un po' sopra il target, senza esplodere naturalmente, anche nella seconda parte dell'anno, ecco che questo ci direbbe che probabilmente i problemi pre-Covid sono alle nostre spalle e la BCE potrebbe intervenire per l'appunto iniziare a calmierare i prezzi, visto quello che è successo anche nel 2021. Ecco, ultimissima domanda, proprio brevemente, come a suo avviso, quale sarebbe la descrizione di una normalizzazione della politica monetaria? A questo punto, perché mi sa che è stata rivista. Beh, allora, dipende ovviamente dalla Fed e dalla BCE, questo perché la struttura dell'economia è completamente diversa. Il tasso naturale, secondo le stime dell'SP, quindi dell'FOMC, della Fed stessa, negli Stati Uniti è attorno al 2,5%, e quindi una normalizzazione dei tassi vorrebbe dire tentare di riportare i federal funds rate, i tassi overnight, attorno a quella cifra, il che significa una decina di rialzi. Se si fanno rialzi da 25 punti base sono 10 rialzi. Per quanto riguarda l'eurozona, il tasso naturale non è esattamente chiaro quale sia, nel senso che non c'è una vera e propria definizione, una stima del board della BCE, ma è sicuramente più basso. Quindi una normalizzazione dei tassi implicherebbe probabilmente una politica monetaria meno aggressiva, tra virgolette, nel senso molti meno rialzi rispetto agli Stati Uniti. Già riportare i tassi di interesse in Italia e dell'area euro attorno all'1%, i tassi di interesse di rifinanziamento principale attorno all'1%, sarebbe una politica monetaria già piuttosto aggressiva, anche perché partiamo da negativi ovviamente, quindi prima dobbiamo finire il nostro QE, poi dobbiamo riportare i tassi di interesse a zero, e questo può essere che avvenga anche all'interno, come dicevo prima, del 2022, e poi nel 2023 possiamo pensare a normalizzarli, nel senso riportarli attorno all'1%. Ottimo, grazie mille. Riccardo Tresi, founder underlyinginflation.com e professore Università di Ginevra. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima, buon lavoro. Buon lavoro.